Ma Lesani prima dell'avvio, il presagio della sofferenza, nonostante un Parma a trazione più che anteriore, ma che dopo 58 secondi rischia già il KO con Davide Dionigi, 26 anni, 92 presenze in ala, prima con la regina e il rinforzo che Colomba cercava. Con Seisao, Milošević, Amoroso, Micò sulla corsia esterna, la palla spesso a terra, la mira che spesso lascia a desiderare. Amoroso, lo vediamo, cerca l'inserimento di Almeida fra i più brillanti, almeno nel primo tempo, ma la mira è alta. Ventesimo, Dionigi recupera il pallone, cerca Marazzina, l'attaccante si ferma, va al cross, la torsione per Dionigi e il gol dell'1-0, il vantaggio dei calabresi appunto dopo 20 minuti, vantaggio che rivediamo. E la delusione prende forma sul volto di Callisto Tanzi. Il Parma non ha spinta offensiva e non è un'eresia, l'infermeria è piena, Turambo, Gossian, Sartor, la squadra appare spenta, i guizzi sono isolati. 5 difensori di ruolo, raddoppi costanti, orgoglio, volontà e tanto agonismo. La regina così si oppone al teorico strapotere tecnico del Parma. Castellani sotto gli occhi di Pairetto usa spesso il giallo, 4 gli ammoniti tra gli Amaranto che chiudono la prima frazione di gioco con Marazzina in attacco. Ripresa con la famiglia Tanzi teneramente arroccata questa volta in tribuna. Sul campo Cannavaro coglie il movimento di Milošević. Il serbo raccoglie, cerca il gol, trova invece il palo e le braccia poi di Taibi. E passiamo al settimo. Marazzina sfrutta così l'errore di Benarrivo, ma prima Buffon e poi lo stesso capitano del Parma gli negano il gol. Attenzione perché da queste immagini potrebbe anche significare che Marazzina si è portato avanti il pallone con il braccio destro. Importante perché dal calcio d'angolo nasce il raddoppio della formazione Amaranto. Ed è lo stesso Dionigi, bravo a staccare sul primo palo, cogliendo tutti di sorpresa il raddoppio, il gol numero 16 per lui in Serie A, per l'ex sampdoriano. Milošević adirato e senza coscienza quando Malesani, il 18esimo, gli preferisce Mboma. Ci prova il Parma, è ancora in partita, o quasi, siamo al 23esimo, Amoroso. Va a puntare Taibi, ma c'è il recupero prodigioso di Stovini e dalla curva monta la fronda per Malesani. Poi al 27esimo Castellani sorvola sull'intervento di Mezzano ai danni di Mboma, lo rivediamo. Mentre non risparmia Torrisi che in elevazione stende Brevi con una gomitata al 43esimo, espulsione immediata. E se non fosse poi per il subentrato Appia al posto di Conceição, Taibi chiuderebbe senza voto la sua partita. 4 gare, 1 punto, il Parma che va a 14 lunghezze dalla Roma, settimana calda come vogliono le spietate leggi del calcio per il suo tecnico.